Quattro bombe fondamentali per aumentare le chiusure durante la consulenza strategica col cliente. Ciao e benvenuto all'interno di questo video. Oggi andremo a vedere quella fase proprio finale della consulenza strategica one to one con un cliente che ti permetterà di capire come aumentare del 20 o anche del 30% ogni singola chiusura, chiaramente in modo positivo, affinché tu possa acquisire il cliente durante quella consulenza strategica alla fine di quel famoso viaggio emozionale, di quei 7 famosi passi che abbiamo visto nei video precedenti, e ti consiglio, in caso di andare ad approfondire e darci una sbirciatina. Oggi però andiamo a vedere quali sono le 4 pallottole da sparare. Piccola parentesi, sia chiaro, il cliente già ti conosce, il cliente deve aver già fatto quel viaggio emozionale, quindi già devi essere stato percepito come esperto in quel settore, nella loro richiesta, per quella che è la loro problematica, la loro necessità. Siamo proprio all'ultima fase dove lui deve dirti solamente sì, però magari è bloccato da tante obiezioni che magari magistralmente sei già riuscito a, come dire, eludere. Ora però veniamo a quella che è la prima delle 4 bombe davvero da sfruttare. Innanzitutto la prima è la scarsità. Per scarsità cosa si intende? Ce ne sono di 2 tipologie: la scarsità di tempo e la scarsità di quantità. È la tua determinata offerta presentata durante questa consulenza strategica ha un tempo molto limitato, che spesso e volentieri è proprio durante quella sessione strategica, se non nell'arco di qualche ora o nell'arco della giornata stessa. Questo per far cosa? Per far sì che il tuo potenziale cliente sia spinto ad agire velocemente, perché potrebbe risparmiare soldi, perché potrebbe avere anche dei servizi in più all'interno di questo, diciamo, pacchetto, prodotto, comunque preventivo che hai stilato all'interno del contratto che andrà a firmare e che andrà a siglare positivamente. Sicuramente la scarsità di tempo, ecco, è tra le maggiori utilizzate, ma anche quella di quantità spesso è anche sottovalutata. Implica anche una tua cura maniacale di quella che è la user experience di un potenziale cliente, ovvero se tu potessi erogare solamente 3, 5, 7 pacchetti nell'arco di un anno solare, pacchetti per quelli che hai presentato al tuo potenziale cliente, già questo fa capire che innanzitutto puoi lavorare ad hoc in modo molto specializzato e specifico soltanto 7-5 volte durante l'arco dell'anno o della settimana o del trimestre, insomma scegli tu la tempistica. Serve anche la scarsità non solo di tempo ma anche di quantità, proprio perché vai a valorizzare il fatto che questo servizio, proprio perché implica anche uno studio approfondito, lo posso erogare solo per poche persone. E potresti anche aggiungere che nell'ultima settimana, negli ultimi 12 giorni, scegli tu un'altra tempistica, hai già avuto modo di erogarlo per altre X clienti, per altre X persone. Quindi, come vedi, pian pianino quell'offerta va via via sgretolandosi, perché hai molte consulenze, perché hai altri clienti che potrebbero essere interessati, e quindi questa scarsità di tempo e di quantità portano il tuo potenziale cliente a dover scegliere in una tempistica molto più stretta rispetto a quella che lui aveva in mente, anche perché andrebbe a risparmiare, insomma, numerosi soldi e avere anche dei bonus, dei benefit maggiori. Questa sicuramente è la prima che mi sento di dire come bomba da utilizzare: la scarsità, ovvero un'offerta specifica che tu hai deliberato a un tempo limitato e soprattutto può essere erogata per un numero limitato di pacchetti, prodotti, servizi o quant'altro. Come seconda potenza sicuramente è anche quello che spesso viene chiamato come incentivo, ovvero all'interno della stessa offerta tu potresti garantire prodotti o servizi in più che di solito non facevano parte di un determinato pacchetto. Se penso a un matrimonialista, potrebbero essere incluse delle stampe extra gratuite. Se penso magari a un ritrattista, ecco, idem, o anche una brochure o un piccolo catalogo o magari anche una sorta di galleria online, sempre in modo gratuito. Perché? Perché vai a rinforzare quella che è l'offerta con dei prodotti in più, ma non vai ad abbassare, attenzione, il tuo prezzo, ma vai a dare ancora più valore, ancora più qualità e quantità di prodotto o servizio. Quindi questo è un altro incentivo che ti spinge a fare azione subito, a chiudere istantaneamente quello che è il tuo contratto. Quindi sicuramente, ecco, l'incentivo potrebbe essere un coupon, uno sconto, se penso magari, se tu fossi un ritrattista ecco di coppie, di famiglia, sicuramente il fatto di avere un 20 o 30% di sconto sul servizio fotografico del newborn o maternity quando avranno un bambino, piuttosto che
per un matrimonialista, a un anno di distanza, delle foto di ritratto della coppia spensierate con un 30% sul pacchetto finale, loro cosa fanno? In quel momento pagano, sì, effettivamente in toto quello che è il tuo pacchetto che hai deliberato, però vanno a sbloccare un incentivo che è magari il 30% di sconto su un servizio che tu stesso andrai a derogare. Quindi, come vedi, il lifetime value del tuo potenziale cliente è ancora più lungo, più esteso, proprio perché vai a creare quella fidelizzazione col cliente stesso. Quindi sicuramente scarsità e incentivi sono due bombe da utilizzare tra i primi, davvero. Sicuramente il terzo punto è i feedback, non tanto come riprove sociali ma più come storie, ovvero le riprove sociali ne avrei già parlato ampiamente durante quella che è la consulenza strategica, parlando di vari Tizi, Caio, Semproni, insomma di vari clienti che magari corrispondevano per determinate necessità, problematiche, a quella che è la richiesta di questo potenziale cliente, proprio perché fai capire che hai già trattato delle problematiche simili o comunque dei servizi, delle richieste simili. Come però secondo punto, riferendomi di più alle storie, come sai, sia nell'arte del copywriting, quindi del saper scrivere per vendere, sia anche durante una consulenza strategica che in un video, che in una sales letter, ma soprattutto in questo caso in una consulenza, il fatto di dare anche una storia passata di una persona che magari inizialmente aveva, come dire, avuto dei dubbi su quella che poteva essere la scelta di un determinato pacchetto, che magari è lo stesso che tu stai offrendo, raccontando poi quello che è stato l'excursus di questa persona, ovvero all'inizio doveva pensarci, poi è tornata sui suoi passi, ti ha ricontattato ma tu non eri più disponibile perché magari o l'offerta era scaduta o già altre persone avevano usufruito di quel pacchetto e, data la scarsità di prima, non potevi più erogarlo. Questa persona si è ritrovata a piedi e ha dovuto magari sì pagare un fotografo minore discount, ma non era soddisfatto, diciamo, di quel servizio che è stato erogato. Questo è un esempio di storia, chiaramente io te l'ho molto abbreviata, e ti sarà magari capitato, comunque potresti andare a citare esperienze di clienti passati, che ti permette proprio di andare a capire, o meglio, il cliente va a rispecchiarsi in un'azione che non vorrà mai fare, cioè non vuole sbagliare come ha fatto Tizio, Caio, sempre. Anzi, vuole evitare quell'errore. Quindi cosa fare? Andrà a fare azione in senso, diciamo, positivo, ovvero chiudere quel contratto. Ripeto, ci saranno anche molte persone che nel momento in cui parlerai di scarsità, nel momento in cui parlerai di incentivi, nel momento in cui parlerai magari anche di questa storia, di questi feedback, saranno ancora titubanti, saranno ancora con dei punti di domanda. Ebbene, come quarto punto, che secondo me è quello, diciamo, che fa la differenza su tutti, è il fatto di dare una garanzia con i contro. Ok, ci siamo capiti. No, a parte gli scherzi, una garanzia d'acciaio, una garanzia che ti permette di metterlo in una cassaforte, ovvero una garanzia soddisfatto rimborsato. Pochissimi fotografi lo fanno, devo essere sincero, perché magari vedono al mero e proprio guadagno nel breve termine. Però questa garanzia permette di togliere la responsabilità da parte del cliente di una determinata azione. Anzi, tu stesso, in qualità di fotografo o business photographer, se tu fossi all'interno del mio percorso, capirai anche che dovrai andare a erogare un qualche cosa che va oltre quello che può essere uno standard di servizio, prodotto o anche di richiesta, proprio perché devi soddisfare in toto il tuo potenziale cliente. Sia chiaro, ci saranno anche magari dei clienti poco simpatici che romperanno e che ti richiederanno indietro i soldi. Poi è chiaro che se hai cannato il lavoro, purtroppo l'errore è tuo. Però questo ti fa capire anche quanto è importante dare tranquillità totale estrema nel momento in cui il cliente dice ok, sì, facciamolo, perché può fidarsi di te e perché effettivamente una garanzia soddisfatto rimborsato già mette molta più tranquillità. Ripeto, queste sono quattro bombe che io ti consiglio di utilizzare, chiaramente in modo corretto, in modo idoneo, cucite su misura per il cliente, però che permettono di sbloccare quel devo pensarci al ok Mitch, facciamolo. Ora probabilmente sarei pieno di dubbi sul cosa dire, sul come dirlo e come andare a trattare correttamente tutta questa ultima fase. Ebbene, devi sapere che all'interno del mio programma ho predisposto uno script di vendita persuasiva ad high ticket, ad alto costo, che ti permetterà anche di andare a capire effettivamente come trattare queste fasi finali peculiari, che davvero sono quella sottile differenza tra il vincere e quindi avere i soldi del tuo cliente e avere un servizio, un prodotto in più da vendere,
o il perdere, ovvero lasciarli sul tavolo, quindi purtroppo far sì che i tuoi competitor molto più scalti e più bravi di te si approfittino di questa situazione. Io penso proprio che tu non voglia questo, quindi il mio consiglio di tutto cuore, clicca il link qui sotto, iscriviti al webinar totalmente gratuito che ti ho riservato, dove capirai come dare una svolta alla tua fotografia, alla tua vita, al tuo business e iniziare a vivere come meriti di questa stupenda passione e professione. Io ti ringrazio dell'attenzione e mi raccomando, credi sempre in quello che fai e ricorda, la costanza, la ripetizione, l'allenamento continuo ti permetteranno di diventare uno tra i migliori fotografi della tua nicchia o forse anche business photographer della tua nicchia. Noi ci vediamo presto, clicca qui sotto il link, accedi al webinar e che la luce sia sempre con te. Ciao! Se poi vuoi capire esattamente com'era tutta la fase iniziale di vendita, di consulenza e lo svolgimento, ti consiglio di vedere il link che io ti ho lasciato qui per capire effettivamente come sparare queste quattro pallottole fondamentali e, ripeto, se hai ancora dubbi sul come, cosa dire, come muoverti, io ti consiglio di tutto cuore, clicca il link qui sotto, accedi al webinar e noi ci vediamo dall'altra parte e credi sempre in quello che fai. Ciao!